Amen. Gloria al Signore, sia benedetto il glorioso nome di Cristo, nostro Salvatore, nostro Maestro, Gesù, amen, l'autore e compitore della nostra fede, il capo della Chiesa, amen, colui che è la guida, l'unica guida dei suoi figli, dei suoi discepoli. Amen. Gesù Cristo disse: non chiamate nessuno guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. Amen. È un motivo di gioia, amatissimi fratelli e sorelle in Cristo, alleluia, nella grazia, nella fede, ritrovarci per una nuova riflessione biblica. Gloria a Dio. Pace a tutti, amen, sorelle, fratelli e tutti coloro che ascolteranno. Quest'oggi, con l'aiuto di Dio, inizieremo una serie di riflessioni bibliche riguardo ai doni spirituali, amen, che ha potuto seguire nei giorni passati. Abbiamo meditato insieme riguardo al frutto dello Spirito, così come è scritto in Galati 5, verso 22, il frutto dello Spirito che rappresenta il carattere di Cristo nella vita del cristiano, la natura di Dio. Amen. Il frutto dello Spirito. Man mano noi ci consacriamo, ci arrendiamo a Dio, cresce, si sviluppa e ci trasforma all'immagine del figliuolo di Dio, all'immagine di Cristo, nostro Signore, che è il primogenito fra molti fratelli. E allora tramite il suo spirito in noi, noi veniamo trasformati alla sua immagine, alla sua somiglianza, e il suo carattere cresce in noi. Il frutto dello Spirito, fratelli, è il carattere di Cristo. E abbiamo abbondantemente parlato in diverse riflessioni. Amen. Potete trovare i video qui su Facebook o su YouTube riguardo al frutto dello Spirito. E in questo momento, amen, con l'aiuto del Signore, inizieremo a meditare riguardo ai doni dello Spirito, perché noi abbiamo anche bisogno, fratelli, di vedere i doni dello Spirito manifestarsi nella nostra vita. Perché questi doni spirituali, amen, sono validi o disponibili ancora oggi per la Chiesa di Cristo, per i figliuoli e le figliuole dell'Iddio vivente. Ancora oggi siamo nella dispensazione in cui i doni spirituali sono una realtà, sono attivi, sono disponibili. Non come alcuni erroneamente insegnano che i doni, alcuni dicono purtroppo, fratelli, tra parentesi vi voglio dire, non gli date retta, non ascoltate questi cosiddetti dottori o pastori che insegnano erroneamente che i doni spirituali erano solo per l'epoca apostolica, erano solo per il tempo degli apostoli o dei primi discepoli. Non è così, fratelli. I doni spirituali, alleluia, sono una realtà, benedetto sia il nome del Signore, ancora oggi. Amen. Ed è di questo che noi vogliamo iniziare a parlare da oggi in avanti, così come Dio ci guiderà, piacendo al Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo, mediteremo riguardo ai doni spirituali, cioè i doni che lo Spirito Santo elargisce ai suoi figli
alla Chiesa, ai credenti, ai nati di nuovo, ai consacrati, amen, a coloro che si sono arresi a Dio, amen. Voglio in questa introduzione, carissimi, leggere Prima Corinzi capitolo 12, leggeremo soltanto il verso 1 e poi pregheremo il Signore affinché Lui prenda il controllo, amen, ancora delle nostre vite, di questa riunione, e possa veramente lo Spirito Santo guidarci in una santa riflessione, in accordo alla verità, amen. Gloria a Gesù Cristo. Ben ritrovati tutti i fratelli e le sorelle che si stanno aggiungendo, amen, benvenuti, pace del Signore a tutti. Prima Corinzi, capitolo 12, vogliamo leggere il verso 1, alleluia, grazie Padre. Prima Corinzi 12, 1, dice così: ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Amen. Non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Amen. Ripetiamo insieme questo verso. Amen. Non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Vogliamo pregare il Signore qualche minuto, che sia Lui a guidarci. Amen. Unitevi insieme in preghiera. Gloria a Dio. Alleluia. Padre d'amore, Dio eterno, altissimo, nel nome di Gesù, guidaci ancora nella Tua parola, nella Tua presenza, col Tuo Spirito Santo. Abbiamo di bisogno, Signore. Alleluia. Santo, 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 santo. Alleluia. Santo, guidaci, Padre. Santo, alleluia. Abbiamo bisogno. Santo, guidaci tu, Signore, col tuo Spirito. Spirito di Dio che vivi in noi, rinnova ora i nostri cuori. Spirito Santo, Santo, Spirito Santo, Santo, alleluia. Santo, 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 santo. Parlaci, Signore, il tuo popolo ascolta. Spirito di Dio che vivi in noi, alleluia. Spirito di Dio, nuove forze tu ci dai. Spirito Santo, santo, alleluia, illuminaci, santo, rinnovaci, santo, edificaci, parlaci, alleluia, santo. Padre Celeste, apri i cieli, apri i nostri cuori. Spirito di Dio che vive, alleluia, guardaci tutta la verità. Spirito Santo, 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 Gesù, alleluia. Spirito di Dio, prendi controllo, noi siamo qui ai tuoi piedi, Signore, senza di te non possiamo fare nulla. Parlaci, insegnaci, Signore Dio, tu sei il maestro, alleluia. Tu sei il Signore, alleluia, mi parla come te. Saggezza, conoscenza, alleluia, vivi in noi, rinnova ora i nostri cuori. Spirito Santo, 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 alleluia. Signore Gesù Cristo, parlaci, maestro, tu sei il grande pastore. Forse
edifica i miei fratelli e le mie sorelle, le nostre vite spirituali. Signore, togli ogni pensiero carnale. Alleluia, illuminaci nella verità. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria, gloria, gloria. Spirito Santo. Alleluia. Santo. 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 Credo di essere come te. Spirito di Dio, alleluia, alleluia, prezioso consolatore, prezioso maestro guida, oh divino maestro guida, parla come solo tu sai fare, Signore, ungi la mia vita, Padre, per la tua gloria, che io parli secondo la verità, la sana dottrina, secondo, Signore, l'Evangelo di Gesù Cristo. Ungi i nostri cuori, le orecchie, le anime di coloro che ascolteranno. Abbiamo bisogno, Signore, di te, perché, come abbiamo cantato, tu sei santo, 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 e l'Eterno degli eserciti, il Signore della gloria. Tutta la terra è piena della sua gloria e della sua benignità. Signore, riempi i nostri cuori e veramente uniscici nello spirito e facci abbondare della tua presenza. Ti ringraziamo, Signore, grazie ancora per il sangue di Gesù, alleluia, che ci lava e ci rende degni e santi davanti a te per la tua misericordia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen. Il Signore benedica ognuno di voi, carissimi. Amen. Vogliamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, iniziare queste riflessioni sui doni spirituali. Amen. Abbiamo letto qui in Prima Corinzi, capitolo 12, alleluia, gloria a Dio, trocca copo, per favore, alleluia, abbiamo letto che Paolo, apostolo di Gesù Cristo, e in modo particolare apostolo ai gentili, insegnante, alleluia, ai gentili da parte di Dio, qui per lo Spirito disse ai fratelli, alla Chiesa, ai credenti: non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. E qui già, gloria a Dio, possiamo trarre una conclusione, un primo insegnamento, carissimi. Dio non vuole che nessuno di noi rimanga nell'ignoranza riguardo ai doni che lui ha messo a disposizione della Chiesa. Amen. Se tu sei nato di nuovo in Cristo, se tu sei un vero figlio, una vera figlia, tu puoi sperimentare, ricevere, alleluia, i doni dello Spirito. Dio non vuole che noi rimaniamo nell'ignoranza, cioè nella mancanza di conoscenza, o possiamo dire all'oscuro di questa gloriosa realtà spirituale che il Signore ci concede. Perciò noi dobbiamo conoscere, fratelli. L'ignoranza è la mancanza di conoscenza. E il Signore dice: il mio popolo perisce o si smarrisce per mancanza di conoscenza. Questo sta dicendo Paolo, qui, ispirato da Dio. Io non voglio
che voi rimaniate nell'ignoranza, nella mancanza di conoscenza. Non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Cioè, qui lo Spirito Santo ci fa capire, carissimi, che Lui vuole farci conoscere questi doni spirituali. Ecco perché Paolo, ripeto, ispirato da Dio, Paolo scrivette o scrisse questi insegnamenti alla Chiesa riguardo ai doni dello Spirito, i doni spirituali che tu e io oggi possiamo ancora sperimentare. Amen, alleluia. I doni spirituali sono validi ancora oggi. Non come alcuni dicono che i doni spirituali erano solo per quel tempo, per il tempo degli apostoli, o per il tempo dei primi discepoli, o per il tempo della Chiesa primitiva. Alcuni cosiddetti insegnanti dicono queste cose, come nel mondo, in giro nel mondo c'è una setta che si fa chiamare i Testimoni di Geova, la Watchtower, in Italia la Torre di Guardia. Loro insegnano che i doni spirituali sono cessati. Loro dicono erroneamente che i doni erano solo per allora. Questa è una grande falsità, fratelli. I doni spirituali che vengono dati dallo Spirito Santo, e poi vedremo cosa dice riguardo a questo, che lo Spirito di Dio, amen, elargisce o distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Fratelli, è lo Spirito Santo che distribuisce questi doni ai credenti, alla Chiesa, ai servi di Dio, ai figli e alle figlie di Dio. Lo Spirito Santo distribuisce i doni come Lui vuole. Amen? Alleluia! Chi ha orecchi da udire oda. Questo è scritto in Prima Corinzi 12, verso 11. Pregate che il Signore ci guidi, fratelli, perché riconosco che non è un tema semplice, ma lo Spirito della verità è pronto a insegnarci. Preghiamo che sia Lui a guidarci. Amen? Prima Corinzi 12, 11, stiamo facendo un'introduzione, dice: tutte queste cose, cioè queste manifestazioni di cui Paolo parlava, questi doni, come adesso inizieremo a vedere, le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Perciò, fratelli, possiamo arrivare alla conclusione biblica che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, Egli stesso distribuisce questi doni, queste manifestazioni, queste operazioni, è Lui che le distribuisce come Lui vuole, non come vuole l'uomo, non come noi vogliamo, ma come Lui vuole. Noi siamo liberi, grazie a Dio, di chiedere i doni. Tu puoi chiedere a Dio un dono specifico per la sua gloria. Signore, dammi questo dono per la tua gloria. Ma poi sarà lo Spirito Santo, possiamo dire, a decidere se dartelo oppure no. Perché Lui, amen, lo Spirito Santo, stiamo leggendo qui, Prima Corinzi 12, 11, lo Spirito di Dio, Lui stesso distribuisce i doni come Lui vuole. Amen.
alla fine è Lui che ha l'ultima parola, la decisione. Amen. È lo Spirito di Dio che elargisce il dono o i doni come Lui vuole. Amen. Gloria a Dio. Perciò vogliamo ancora affermare, alla luce delle Scritture, che i doni spirituali sono validi ancora oggi e lo saranno, fratelli, certamente fino al ritorno di Cristo. I doni spirituali sono validi, sono attivi, disponibili, amen, oggi, ascoltate, allo stesso modo come erano attivi ai giorni degli apostoli. Io credo fermamente questo perché la Bibbia ce lo fa capire. Perché se no, fratelli, a cosa ci servirebbe oggi un capitolo come questo? Se come alcuni dicono, tra virgolette, alcuni insegnano erroneamente che i doni sono cessati, che i doni spirituali non ci sono più, che i doni spirituali servivano soltanto nell'era apostolica, ai giorni degli apostoli, erano solo per gli apostoli. Allora perché il Signore ci ha lasciato questi capitoli in queste epistole, se non fossero per noi oggi? A che ci servirebbero, fratelli? Ma Dio, che è saggio, è l'Iddio della saggezza, ci ha lasciato, fratelli, questa parola affinché noi conosciamo riguardo ai doni spirituali. Prima Corinzi 12:1. Prima Corinzi 12:1. Non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Se questi cosiddetti predicatori o dottori che affermano che i doni non ci sono più, come mi spiegano loro questo verso? Che dice: non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Fratelli, questa parola vale ancora oggi, perché i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole, dice il Signore, non passeranno. Perciò questa parola vale ancora oggi, in questo momento che noi stiamo parlando. Questa parola è parola di Dio, vivente ed efficace per noi, è valida. Amen. I doni spirituali, gloria al Signore, alleluia, sono validi ancora oggi come lo erano ai giorni degli apostoli. Amen. Non date retta a quegli insegnanti, fratelli, a quelle sette, come i testimoni di Geova, ma non solo loro. I testimoni di Geova, questi falsi dottori, scusate, loro insegnano erroneamente, la torre di guardia, la Watchtower e i loro seguaci, che i doni spirituali non ci sono più, sono cessati. Loro affermano questo basandosi, vi leggo dove, in Prima Corinzi 13, quando dice al verso 8, Prima Corinzi 13, l'amore non viene mai meno, amen, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Loro dicono che i doni sono cessati, sono finiti, basandosi in questi versi, ma loro poi non leggono quello che continua. Guardate cosa dice: perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma poi dice: ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Fratelli, soltanto allora
le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, possiamo dire i doni cesseranno, solo in quel momento cesseranno, quando verrà la perfezione. Amen? Quando verrà la perfezione, le lingue cesseranno, le profezie saranno abolite, i doni cesseranno. Quando verrà la perfezione, soltanto allora i doni cesseranno, quando verrà la perfezione. Ma la perfezione non è ancora venuta. E la perfezione, fratelli, sarà quando Cristo ritornerà per la sua Chiesa. Quando noi saremo trasformati, glorificati, e in quel momento raggiungeremo la perfezione, gloria a Dio. Saremo simili al Figlio di Dio, ma quel momento non è ancora giunto. Amen? Noi stiamo aspettando il ritorno di Cristo, ma nell'attesa i doni spirituali sono ancora validi, attivi, operanti, perché lo Spirito Santo ancora oggi è presente, agisce, opera. Lo Spirito Santo, scusate questo esempio, non è andato in pensione. Lo Spirito Santo non ha finito la sua opera. Nella Chiesa lui continua a operare, amen, attraverso le varie epoche e generazioni. Lo Spirito Santo è all'opera. Oggi come lo era ai tempi apostolici. Amen. E quanto più noi oggi, in questi tempi difficili e pericolosi, abbiamo bisogno della manifestazione dello Spirito di Dio. Abbiamo bisogno dei doni spirituali. Alleluia! Per servire Cristo in un modo ancora più efficace. Amen. Perché vi posso dire, fratelli, i doni spirituali sono come delle armi da guerra. I doni dello Spirito sono come un equipaggiamento, un rifornimento. Amen. Di capacità, di manifestazioni spirituali, per vedere, fratelli, la potenza di Dio all'opera. Ecco perché dice: io non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali, perché i doni spirituali, possiamo dire così, carissimi, sono come degli attrezzi, degli strumenti, delle armi, e l'equipaggiamento di cui il Signore vuole rifornire i suoi figli. Amen. I doni spirituali sono armi. Amen. Sono doni preziosi che Dio ha riservato per i suoi figli. Amen. I doni spirituali sono, fratelli e sorelle, l'equipaggiamento di cui la Chiesa ha bisogno per servire Dio in un modo ancora più efficace. Amen? Perché l'Evangelo non consiste solo in parole, ma in potenza. Quanti lo credono, fratelli? L'Evangelo consiste in dimostrazioni di spirito e di potenza. Alleluia! I doni spirituali, fratelli, manifestano la potenza di Dio.
E noi abbiamo bisogno oggi di questi doni, ma li dobbiamo conoscere, li dobbiamo, fratelli, bramare, desiderare, come diceva l'Apostolo in un altro punto. I doni li dobbiamo ricercare nel Signore, ci dobbiamo consacrare, mettere nelle mani di Dio, vivere una vita, alleluia, nello Spirito, affinché questi doni possano fluire nelle nostre vite, così come lo Spirito di Dio vuole. Amen. Sono doni meravigliosi, doni preziosi, doni potenti, che veramente possono arricchire la Chiesa, l'operato dei credenti, il servizio per manifestare la potenza di Dio affinché il nome del Signore sia glorificato e la Chiesa sia edificata, perché i doni spirituali servono per l'edificazione della Chiesa. Amen. Così possiamo vedere una Chiesa solida, alla macheria, una Chiesa rocciosa, una Chiesa vigorosa nella potenza di Dio e dello Spirito Santo. Non voglio, dice il Signore, attraverso l'Apostolo, lo Spirito Santo parlava, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. E come vi dicevo, fratelli, alcuni oggi stanno insegnando cose errate. Dicono che i doni non erano per tutti, non sono per tutti, non sono per oggi, erano solo per gli apostoli, dicono questi uomini. Alleluia! Alleluia! Capite, cari? Alcuni erroneamente insegnano questo, che i doni non si possono ricevere oggi. Ho detto, la Watchtower, la torre di guardia, insegna questo, ma fratelli, la torre di guardia è fuori, non ha niente a che vedere con la Chiesa. Amen? Fratelli, la torre di guardia è una dottrina falsa, non ha niente a che vedere coi figli di Dio. Alleluia. Ma purtroppo, fratelli, a volte anche dentro, in certe comunità cristiane, evangeliche, che credono nell'Evangelo, credono in Cristo, credono, fratelli, come crediamo noi, però in certi punti loro malinterpretano le Scritture, rimangono nell'ignoranza riguardo ai doni, non conoscono, non capiscono, non afferrano per fede la potenza dello Spirito Santo. Purtroppo in certi ambienti di alcune denominazioni evangeliche, come alcuni settori della Chiesa Battista, oppure purtroppo la Chiesa, alcune comunità protestanti, come la Chiesa dei Fratelli anche. Mi dispiace, anche se conosco dei cari fratelli che appartengono, diciamo, a quelle comunità, però molti di loro non riconoscono, fratelli, che i doni spirituali e che l'operare, l'agire, l'azione dello Spirito Santo è valida ancora oggi come lo era nei tempi degli apostoli. Ci sono nostri fratelli in Cristo evangelici che non credono, purtroppo, per esempio, al battesimo con lo Spirito Santo. Fratelli, non credono, si sono bloccati lì,
motivi, perché gli è stato insegnato in un modo errato che quel battesimo con lo Spirito Santo o i doni spirituali erano solo per gli apostoli. Hanno ricevuto questi insegnamenti errati. Oppure, fratelli, per mancanza di conoscenza, per mancanza di fede, per mancanza di fede alcuni non ricevono il battesimo con lo Spirito Santo, il rivestimento di potenza dall'alto. Amen? E ti voglio dire, il battesimo con lo Spirito Santo apre le porte per conoscere, per sperimentare i doni dello Spirito. Dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo. Amen? Dio vuole che siamo ripieni di Spirito Santo. Solo così possiamo servire Lui in un modo efficace. Cosa disse Gesù agli apostoli? Rimanete a Gerusalemme, non vi allontanate da Gerusalemme, rimanete lì finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Amen. Come puoi servire Dio senza quella potenza? Come posso io servire il Signore senza quella potenza dello Spirito? Io non posso servire Dio con le mie forze umane o con le mie capacità o col mio intelletto o con le mie facoltà umane, intellettuali, caratteriali. No! Alleluia, c'è bisogno di una potenza superiore, soprannaturale, fratelli. L'Evangelo è potenza di Dio. Amen? Paolo diceva, ispirato da Dio, io sono venuto in mezzo a voi, ma non soltanto con parole di sapienza. Io non vengo a voi solo con parole umane, con sapienza umana, ma io vengo a voi con dimostrazioni di spirito e di potenza. Fratelli, e perché a volte noi oggi noi non vediamo questa potenza? È forse il cambiato il Signore? È forse andato in pensione lo Spirito Santo? No, fratelli. È cambiata la parola? No, fratelli. Cos'è allora che a volte ci impedisce di vedere la potenza di Dio? E in modo particolare la potenza dello Spirito Santo, i doni manifestarsi. Cos'è che a volte ce lo impedisce? La mancanza di fede, la mancanza di consacrazione. Ascoltate, questo è molto importante. La mancanza di consacrazione, la mancanza di una vera vita consacrata, di una vita resa, di una vita, alleluia, che vive nello Spirito,